Io vengo molto volentieri, ma vorrei che ci fosse una continuità. Individueremo una persona che segua la scuola, che segua il progetto della scuola. Credo che bisogna ascoltare quali sono i problemi, non si risolveranno tutti insieme, perché è certamente complicato. Andiamo a fare questo giro insieme. C'è la scritta di chi voleva occuparla che dice: non chiamate gli sbirri perché ci serve. Noi siamo bambini, come tutti gli altri bambini. Ti faccio solo una domanda. Se tu avessi figli e nipoti, li manderesti in una scuola come questa? Io credo che il governo abbia avviato questo progetto. È un progetto che non è solo un momento. Io credo che ci voglia una continuità nel seguire la scuola, nel seguire la comunità della scuola, il rapporto con il territorio e dando anche quelle risorse che sono necessarie perché il tutto abbia una sua continuità nel tempo. In realtà, come in queste mie prime settimane da ministro mi è capitato più volte, ho trovato un ambiente meraviglioso con gli studenti, gli alunni, i maestri, i professori, i dirigenti scolastici e i genitori. Quindi io credo che il paese abbia bisogno di essere prima di tutto ascoltato. Bisogna partire dalle grandi esperienze che sono state fatte. Il paese è molto meglio di quello che appare in realtà, ecco. Quindi bisogna dirlo questo. E poi con questo lavorare tutti insieme perché si possa dare una continuità di progetto e ci sia una forte integrazione con i territori. Ci sono le risorse perché abbiamo adesso avviato diciamo tre fasi. Una fase sull'immediato con risorse che sono di 4 milioni per il territorio nazionale sulle scuole che hanno questi tipi di difficoltà. Adesso faremo un progetto immediatamente in modo che ci siano anche quelle disponibilità di risorse diciamo un po' sulla vita quotidiana, che è una di quelle cose che è necessario. Poi lo sapete che il governo nella manovra del mese di dicembre ha fatto un piano sud. Il piano sud prevede circa 900 milioni in totale su tre attività fondamentali, che sono la prima sulla sicurezza. Il secondo grande tema è quello dell'apprendimento e il terzo è sulla scuola del futuro. Io credo che la prima risposta che dobbiamo dare agli studenti è una risposta in termini di diritto allo studio, però pensato un senso un po' più ampio, nel senso che oggi noi dobbiamo avviare un progetto che si chiami piuttosto lo star bene dello studente, il welfare dello studente, no? Che significa certamente borse di studio, quindi più risorse in questo, ma significa anche servizi per loro, significa anche un coinvolgimento all'interno della vita universitaria con quelli che si chiamano i progetti part time, significa dare a loro delle opportunità di essere dei buoni studenti in aula, ma anche di crescere come buone cittadine e buoni cittadini. Quest'anno non ci saranno tagli, aggregheremo le risorse in modo diverso, perché uno dei temi che abbiamo avuto in questi anni sono state le poche risorse, ma anche la dispersione delle risorse.